Ciao a tutti, oggi video recensione, perdonate l'aspetto un po' così casalingo, ma è mattina presto, io mi sono appena fatta la doccia e sono ancora vestita da casa, capelli ancora bagnati, quindi... Comunque, oggi di cosa parliamo? Parliamo dei prodotti Equilibra con il mio taccuino di camomilla, molto fashion. Parliamo dei prodotti Equilibra e parliamo, eccolo qua. Primo prodotto che, di cui voglio parlarvi sono le salviette viso struccanti all'argan. Non mi sono piaciute, non struccano, io le ho riutilizzate come per pulire i pennelli e facevano quello, pulivano i pennelli ma non struccano il trucco del viso. Poi l'aloe gel mi è piaciuto, però non come idratante viso, solo da usare per la crescita sia delle sopracciglia che delle ciglia. Come idratante corpo no, perché fa quella patina troppo spessa sulla pelle e vi raggrinzisce la pelle, per quello non mi è piaciuto. Il gel anticellulite, che dovrei avere qui, ecco qua, aloe cryogel cellulite, mi piace molto, vi lascia la pelle rassodata, molto fresca, le gambe sono molto leggere, mi piace molto. Io l'ho comprato da Tigotà, ma c'è anche a Ripershop, poi Equilibra è venduta anche nei miei supermercati, quindi la potete trovare facilmente, ha un prezzo low cost, massimo sui 10 euro, quindi sono super consigliati. Poi Equilibra per la linea corpo mi piace molto, per la linea viso quello provato no. Poi l'olio elasticizzante, eccolo qua, che sarebbe il Dermo Oil multiattivo viso e corpo, mi piace molto per cicatrici, smagliature, secchezze, incarnate in uniforme, segni del tempo. Viso e corpo mi piace molto, ha un'ottima profumazione, non unge troppo la pelle, la lascia molto elastica. Questo è sempre quasi in offerta sui 9,90, 8,90, infatti vedete che è già consumato. Poi gambe leggere gel, eccolo qua, questa è la terza confezione che prendo, ne ho già finite due. Io la uso alla sera, soprattutto d'estate, soprattutto quando sento le gambe molto pesanti, molto stanche. Ha un'ottima formazione, si assorbe facilmente, mi piace moltissimo. Poi shampoo e balsamo all'aloe, eccoli qua, shampoo che è questo qui, shampoo all'aloe, shampoo idratante. Mi piace perché lascia i capelli molto molto puliti, molto leggeri, però tende a seccare un po' la pelle. Tanti si lamentavano che creava la forfara, secondo me secca la cute e la secca talmente tanto che poi si stacca un pezzettino di pelle morta, però secondo me quella non è forfora ma è solo una secchezza momentanea del capello, perché asciuga molto i capelli, secondo me per i capelli grassi, perché è indicato, perché asciuga molto il sebo della pelle, del cuoio capelluto. Il balsamo invece mi piace tantissimo perché rende i capelli morbidissimi, idratati, mi piace tantissimo, sempre il balsamo idratante all'aloe. Mi piace molto, poi l'equilibra a tutti i prezzi medio-bassi, quindi sono
perfetti, mi piace molto per ora. Solari equilibra viso e corpo, che io non ho perché ho finito l'anno scorso. Mi sono piaciuti perché si asciugavano in fretta, una buona profumazione, però dovete riapplicarli molto spesso. L'ultima cosa che ho provato è l'aloe crema corpo fluida, questo qua è un campioncino. Mi piace molto perché non unge la pelle e la idrata per davvero. Poi mi ero dimenticata, però ho anche questa, quindi la devo aggiungere. Aloe crema mani, questa qui, che è molto utilizzata, sempre della linea Aloe, non si è capito che mi piace la linea Aloe di Equilibra. Crema mani unghie, idratta veramente le mani, però non le rende troppo appiccicose, pastose, si asciuga facilmente, quindi è molto molto bello. Poi vediamo se ho altro. Non credo di avere altro, mi sembra di no. Ok, quindi il prodotti Equilibra che io ho provato sono questi, ve li straconsiglio, almeno quelli che ho provato io ve li consiglio, perché non mi regala niente nessuno, compro con i miei soldi, con i miei risparmi, quindi sto attenta a quello che compro, ovviamente anche per le mie allergie, e tutti questi prodotti ve li straconsiglio. Perché? Perché sono ottimi, hanno un ottimo prezzo, sono veramente validi per essere così a buon prezzo e così reperibili per una persona normale. Quindi Equilibra per me, per quelli che ho provato, sono tutti promossissimi. Io vi saluto e mando un grosso bacio, lasciate un like per supportare questo canale un po' così, lasciate un mi piace, lasciate un commentino se avete provato anche voi Equilibra, cosa ne pensate dei prodotti Equilibra, se tutte le recensioni che avete visto YouTube e internet, se vi portano a comprare oppure no. Iscrivetevi al canale, seguitemi sui social, soprattutto Instagram che è il mio social preferito, e 21 Buttons ovviamente. E niente, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.